punto vi spiegherò altri due passi, sempre molto caratteristici della sequenza di capitolo, di cui stavo dicendo prima. Io stesso all'inizio non ne capivo l'importanza, invece poi alla fine col tempo mi sono reso conto che in realtà a Papito non interessava insegnare il passo, ma interessava insegnare lo swing corporeo che c'è dietro il passo. Ecco perché è difficile, perché chi sposa questo stile lo deve sposare veramente, lo deve sentire suo, non è soltanto fare il passo. Come vedete, ogni passo ha delle caratteristiche che una volta apprese, allora riesci veramente a capire la differenza. Io, magari non tutti lo sanno, ho avuto la fortuna, proprio l'estate prima che Papito morisse, di ballare a Puerto Rico insieme al gruppo suo, gli Alala Dancers. Per me era un sogno che si avverava, perché io, voglio dire, nasco come musicista, non avrei mai pensato che domani avrei fatto degli spettacoli come ballerino, poi addirittura a Puerto Rico. Però siccome quell'estate ero lì, avevo partecipato tutte le prove di uno spettacolo che poi avrebbero fatto con il maestro Tommy Olivenzia per festeggiare il 40° anniversario della sua orchestra, praticamente dovevamo fare un'esibizione anche a Luisa, che è un paesino dove sono molte forti le radici della bomba e della plena. C'era una festa patronale e il giorno prima Papito fa le formazioni e a un certo punto fa: Enzo, tu domani balli con Janet. Io sono rimasto così allibito, perché non me lo sarei mai immaginato. La coreografia la sapevo, però chiaramente l'avevo imparata così perché facevo le prove insieme a loro, ma mai avrei pensato che Papito mi desse questa opportunità. Alla fine, con molto così faccia tosta, mi sono presentato sul palco e devo dire che, al di là che tremavo dalla paura, io che normalmente non ho paura quando faccio delle esibizioni, perché anche come pianista, cantante, ho fatto tante esibizioni davanti al pubblico, quindi per me esibirsi davanti a un pubblico non è qualcosa che mi spaventa, però quella volta effettivamente mi tremavo le gambe. Infatti all'inizio sono rimasto un po' così, ho dovuto aspettare qualche diciamo 30 secondi prima che mi riprendessi veramente. Però poi alla fine, anche guardandomi, mi sono reso conto che nonostante che io facessi gli stessi passi e le stesse figure, però le facevo in maniera diversa. Chiaramente stiamo parlando del 2000, oggi siamo nel 2020, mi auguro che nel frattempo tanti particolari io stesso sia stato capace poi nel tempo di farli miei, anche perché chiaramente il mio spirito di osservazione mi ha fatto capire appunto che dovevo lavorare su alcune cose rispetto ad altre. Tutto questo discorso per dire che in realtà non basta imparare dei passi o delle figure, ma devi capire lo swing corporeo che appunto ti assicurano questi passi una volta presi. Appunto, ecco il perché di questa sequenza diventa importante, perché una volta che tu la fai, e io tutte le volte che vado a Puerto Rico me la ripasso con la mia maestra Janet Horta, che tra l'altro saluto, sicuramente ci starà guardando, e è per me una gioia potermi mettere insieme a lei e rifarla, insomma, cioè la base dello stile, veramente per noi che amiamo questo stile, poterla fare è una gioia profonda, insomma. Vabbè, tutto questo discorso per introdurre altri due passi tipici, che sono il twist e la ombre. Il twist è praticamente un passo interessante, perché in realtà una volta che abbiamo fatto il primo impulso, che cosa facciamo? Come nel twist portiamo il piede internamente e poi lo dobbiamo portare esternamente, lì cambiamo il peso. Dentro e cambio. Sempre con le gambe ad angolo e le braccia sempre come se impugnassimo una mazza da baseball. E pam, e pam, e pam, e pam, e pam. La cosa interessante, vedi, è proprio questo, portare il peso esternamente. Tum, tum, pam, tum, tum, pam, tum, tum, pam. E poi si esce sempre o con il tallone oppure, come in questo caso, un calcio per tornare sulla nostra media caída. Quindi praticamente lo ricominciamo da capo e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio il peso, esco, media caída, posso sempre uscire con la famosa carezza dove chito lo malo.
È interessante questo passo perché c'è anche la versione dove praticamente questa volta porto il ginocchio su. Anche questa qui è un'altra versione, in realtà il passo è lo stesso, qui viene vado col tallone, qui invece enfatizzo il ginocchio. Però capito, l'ha insegnato in questa maniera. Ok? Bene, l'altro passo molto interessante lo chiamavamo, anzi, lo chiamano V, che sarebbe la lettera V in spagnolo. Noi diciamo V, loro dicono V, perché andiamo a disegnare una V, avete presente una lettera V, dove andiamo da una diagonale all'altra diagonale. Praticamente, però, ogni volta mantenendo sempre la dinamica dell'impulso. Quindi dal basico mi spingo, vado sulla diagonale, a questo punto mi spingo, muovo le spalle, marco indietro e cambio direzione. Mi spingo, spalle, cambio indietro, cambio direzione. Mi spingo, spalle, marco indietro, cambio direzione. Pa! Dopodiché torno sul passo base. Questa viene fatta 4 volte, quindi sarà un, pa! Pa, la V, pa, pa, ci metto anche un battito delle mani, pa, 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 pa. Vedete, posso anche metterci questo dondolamento del corpo, no? Nel fare il battito, che è come se io porto il busto indietro e poi enfatizzo questo piegarsi, questo per far capire che non dobbiamo ballare sempre impettiti, ma la postura cambia in base anche al passo, senza dimenticare che anche a Puerto Rico sono arrivati i discendenti degli africani, quindi voglio dire, molti loro sono praticamente di discendenza afro e quindi hanno questo sangue africano nelle vene che li bolle, quindi spesso e volentieri noi abbiamo un'immagine un po' stereotipata della salsa portoricana perché abbiamo come riferimento alcuni ballerini bianchi, magari italiani. Invece è molto importante pensare che a Puerto Rico, proprio per questa loro discendenza afro-boricua, praticamente insomma, il sangue africano fa la differenza. Ok, adesso rifacciamo il passo. Pa, cucu, pa, tu, la ube, cucu, pa, tu, tu. Pa, tu, tu. Pa, tu, tu. Pa, tu, tu. Cu, cu, cu. Ok, con la musica. Ok, adesso facciamo un passo twist. Hala, hala.